Per la prima volta la BEI, Banca Europea per gli Investimenti, finanzia un comune medio-piccolo come quello di Pescara che beneficerà di 35 milioni di euro da investire in progetti di efficientamento energetico e climatico e nel potenziamento della raccolta differenziata. Per il sindaco di Pescara, Carlo Masci, si tratta di un giorno importante per la città. Un investimento finanziario di 35 milioni di euro che produrrà interventi sul territorio di circa 58 milioni di euro, interventi che riguardano il campo energetico, il campo del miglioramento della qualità della vita in generale, della biodiversità. Noi andremo a riqualificare 55 edifici pubblici, scuole, impianti sportivi, edifici pubblici con risparmi energetici incredibili grazie a questi investimenti e poi andremo a realizzare un biodigestore che ci permetterà di smaltire 50.000 tonnellate di rifiuti. La firma del finanziamento è avvenuta questa mattina nella sala consiliare del Comune di Pescara. Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti. Siamo molto felici come BEI di essere oggi a Pescara per firmare questo finanziamento. Innanzitutto perché la BEI è sempre vicina alle municipalità, agli enti territoriali, è una delle missioni della BEI non solo in Italia ma in tutta Europa. In particolare ci fa molto piacere essere a Pescara perché in Italia, qui abbiamo una lunga tradizione di lavorare con i comuni, ma con grandi comuni. Pescara è il primo comune, diciamo, di una città medio-piccola che noi finanziamo e siamo molto felici di finanziarli in un progetto sulla sostenibilità ambientale e sulla coesione. Oltre agli interventi sugli edifici pubblici, i progetti finanziati dalla BEI saranno quattro, come spiegato nel dettaglio dall'assessore comunale all'ambiente Isabella Del Trecco. Sono progetti su cui stiamo lavorando praticamente dall'inizio della nostra consigliatura e sono dei progetti che mirano alla realizzazione di un'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti pubblici, di proprietà pubblica. Quindi molto importante in considerazione del fatto che attualmente per l'umido, per esempio, noi portiamo a smaltimento i nostri rifiuti ad Avezzano con tutto ciò che ne consegue. Quindi il progetto relativo alla realizzazione di un biodigestore all'interno della nostra provincia vuol dire ridurre i costi di smaltimento e anche i costi di trasporto notevolmente. Quindi una cosa importante perché cominciamo a parlare finalmente di impianti pubblici. Oltre questo, il secondo finanziamento è legato a un altro impianto pubblico che c'è ad Alanno e che comprende l'ultimazione e l'informatizzazione ed è legato chiaramente allo smaltimento della plastica e di tutto il multimateriale. Un altro impianto pubblico a Loreto relativo ai RAE, oltre all'acquisizione di diversi mezzi che sono invece la conseguenza di un progetto che sin dall'inizio abbiamo sulla città di Pescara, che è quella dell'eliminazione dei cassoni stradali e quindi la previsione di mezzi diversi per poter raccogliere il rifiuto.